Come segreteria nazionale io ringrazio il lavoro del gruppo consigliare dell'assessore Cappellini, ovviamente siamo estremamente contenti e soddisfatti di questo progetto di legge che viene portato avanti in ambito regionale. Le battaglie della Lega le conoscete tutti e questo è il nostro DNA. Dopodiché non sta a me, prima di dire due cose di carattere politico, fare due note di carattere culturale. La prima, che quando io andavo a scuola avevo un professore siciliano che mi raccontava sempre con orgoglio che durante il periodo in cui il Lombardo-Veneto ha fatto parte del regno austro-ungarico, gli austriaci venivano a Milano e studiavano la lingua locale, perché già al tempo all'interno del regno austro-ungarico il territorio lombardo e di Milano era il territorio che dal punto di vista fiscale più contribuiva alle casse dell'Austria-Ungheria. E non è cambiato nulla, però non sono passati tanti anni, sono passati poco più di 150 anni, quando addirittura gli austriaci venivano qua e studiavano la nostra lingua perché era il territorio più importante del regno. Quindi oggi, quando sento qualche lombardo vergognarsi magari di difendere la propria storia, la propria cultura, la propria identità e la propria lingua, lasciatemi dire che resto quantomeno basito, visto che il mio professore di storia siciliano lo diceva con orgoglio e io non l'ho mai dimenticato. La seconda cosa di carattere storico e culturale che volevo dire è che all'interno della lingua lombarda, di entrambe le due varianti della lingua lombarda, ci sono le cosiddette vocali turbate. Allora, noi studiamo una lingua morta a scuola che è il latino e la studiamo per motivi grammaticali, perché ci facilita lo studio delle altre lingue. Le vocali turbate, per chi a differenza mia si occupa di lingue, sa benissimo che pronunciare vocali turbate torna utile per lo studio di tutte le lingue slave e per le lingue germaniche. Quindi sapere la nostra lingua locale ci facilita rispetto all'italiano nello studio delle lingue estere e quindi ha anche un'utilità di carattere, se vogliamo, internazionale nell'ottica di capire meglio le altre lingue che ci circondano in Europa. E poi per tutti coloro che dicono che sì, però quello che parlate a Milano è già diverso dal dialetto che si parla a Como, a parte che per chi se li studia hanno superato la stessa radice, sono quasi analoghi, ma poi vorrei ricordare che è esattamente lo stesso problema che aveva il signor Dante Alighieri, perché quando Dante Alighieri ha deciso di far diventare, di scrivere la Divina Commedia e utilizzare l'italiano, si trovava davanti una diversità di idiomi incredibile. È ovvio che la lingua diventa una sorta di compromesso che viene utilizzato attraverso tutti gli idiomi e tutte le parlate che più o meno su quei territori esistono e ne fanno parte. E quindi, come hanno fatto in Scozia, come hanno fatto in Catalogna, ma come ha fatto la stessa Germania con il tedesco o come hanno fatto in Spagna con lo spagnolo, hanno creato una lingua, hanno utilizzato una lingua che è stata un po' la fusione delle varie parlate, ed esattamente come ha fatto il signor Dante per l'italiano. E ancora oggi, nonostante siano passati un po' più di 150 anni, l'italiano che parliamo a Milano, non è che devo dirvelo io, che è vagamente diverso dall'italiano che parliamo a Napoli. E quindi è un dato di fatto di carattere culturale evidente. Poi lasciatemi dire invece due cose di carattere politico. La prima, politico e culturale, la prima è che io trovo singolare che è stata fatta una riforma della RAI, dove la RAI è la più grande azienda culturale del nostro paese, e al di là della spartizione dei posti, o se volete della presa di tutti i posti da parte del Partito Democratico e del governo, presa dei posti in RAI che, se solo l'avesse pensata Silvio Berlusconi, l'avrebbero arrestato, nonostante la riforma della RAI finalizzata alla presa dei posti, non c'è stata una parola su quello che avrebbe dovuto rappresentare una riforma della RAI, e cioè la difesa anche della cultura o delle culture del nostro paese di cui le lingue fanno parte.
Invece si è fatta una riforma della RAI che, al di là dell'incasellamento dei posti e delle nomine che oggi sostanzialmente dipendono dal Presidente del Consiglio, non si è accennato nulla sotto il profilo culturale. Noi pensiamo che forse la RAI sarebbe stato meglio privatizzarla, visto il carrozzone che è e i costi che ci rappresenta, che ci troveremo nella bolletta elettrica. Però, visto che il governo ha scelto di non privatizzarla, essendo la più grande azienda culturale, o quantomeno potenzialmente la più grande azienda culturale del nostro paese, quantomeno da parte di un governo di sinistra io mi sarei aspettato un paio di valutazioni di carattere culturale, linguistico, identitario, invece zero assoluto e c'è programma piatto. Ultima nota, questo progetto di legge si inquadra in un messaggio politico che la Lega vuole dare, sicuramente la difesa della nostra identità e delle nostre tradizioni, ma anche di carattere politico ben chiaro. Siamo stufi di amministratori che si vergognano della loro storia, della loro cultura, della loro identità, della loro lingua, che quando magari malauguratamente vengono eletti tolgono il cartello Bergen ma poi fanno le primarie scritte in cinese. Allora gli vanno bene le primarie in cinese ma si vergognano che casa loro nella parlata locale si chiama Bergen. Allora voi capite che c'è un'evidente incongruenza. Se certi amministratori, certi esponenti politici si vergognano di loro stessi, vabbè, ma allora si candidino in un altro paese, non vengano qua a cercare di cancellare quello che è per noi motivo di orgoglio di quello che noi siamo. E quindi questo progetto di legge a livello regionale ha anche questa finalità, quello di dire agli amministratori: basta vergognarsi di quello che noi siamo, difendiamo la nostra identità, la nostra lingua, anche perché poi sono i primi che, quando hanno convenienza politica, si dimenticano anche e soprattutto della lingua italiana, come è stato dimostrato ieri. Grazie.